Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia del candidato a sindaco Armando Bossio per la lista a testa alta per Cleto, al quale chiediamo quello che abbiamo chiesto agli altri, ovvero la motivazione che lo spinge a candidarsi e quello che diciamo concerne il programma, ovviamente non tutto il programma, però la motivazione che spinge diciamo, la lista a presentarsi. Salve, buonasera, mi fa piacere essere intervistato da Liberi.tv, finalmente è veramente un onore. Niente, io diciamo che pratico politica da quando sono molto giovane e negli anni ho fatto vita di partito e poi siamo arrivati 5 anni fa a formare una lista di giovani, veramente giovani, un'età media di 26-27 anni. Abbiamo fatto una buona competizione elettorale 5 anni fa, abbiamo perso per una manciata di voti e in questi anni abbiamo fatto opposizione, abbiamo fatto la nostra attività politica con Veronica Santore e Eugenio Vairo. E abbiamo in qualche modo anche maturato il nostro pensiero politico, abbiamo maturato la nostra linea politica e ci siamo presentati adesso con una lista veramente competitiva, una lista veramente completa perché abbiamo tantissimi giovani, il nostro come dire, marchio di fabbrica è dare una nuova generazione a questa comunità. Il motivo che ci spinge è effettivamente quello che mi ha spinto il 2011 quando mi sono candidato a vice sindaco, a consiglio comunale che poi sono stato eletto vice sindaco, è quello di dare un contributo alla mia terra. Siamo veramente come dire, a volte tristi nel vedere la nostra comunità che fa veramente difficoltà a trattenere le giovani generazioni. Se parliamo di programma elettorale facciamo veramente fatica a non pensare, a pensare che i nostri due centri storici magari sono talmente belli però non visitabili. Abbiamo un'economia locale che si basa per il 60-70% sull'agricoltura e dobbiamo essere, l'amministrazione dovrebbe essere una spalla veramente importante per lo sviluppo dell'economia agricola, ma soprattutto per quegli imprenditori che veramente negli anni fanno veramente fatica a portare a termine la stagione olivicola in primis. Quello che mi spinge è questo, Riccardo. Io sono un ragazzo che sono in qualche modo nato in questo paese, mi spinge a sentire solo l'odore delle strade, l'odore della gente, il clima che si vive è veramente straordinario. Voglio rimanere qua, vogliamo rimanere qua con tutta la squadra che abbiamo creato proprio per dare il nostro contributo per migliorarla. Andare via fra qualche anno per sentirci tutti quanti e come dire, il rimorso di non averci provato sarebbe veramente struggente per noi, quindi ci mettiamo in campo per dare una svolta a questa comunità, a questo paese e vogliamo dare un contributo importante con un programma con idee nuove che poi lo vedrete sicuramente, adesso ancora lo dobbiamo presentare quindi stiamo attendendo che la lista avversaria finisca di presentare la lista. Faccio un in bocca al lupo al candidato avversario Giuseppe Filice che seppur in questi anni abbiamo avuto un po' di contrasti ma ci stanno tutti in consiglio comunale, io spero sia una campagna elettorale veramente improntata con responsabilità. Veniamo da un periodo molto difficile, il lockdown ci ha toccato le anime nel nostro profondo, quindi io credo che la comunità ha bisogno di una grande serenità, scusate il gioco di parole, ha bisogno di serenità, di un clima responsabile, di un clima collaborativo. Da parte nostra non ci tireremo indietro, vogliamo avere un confronto e non uno scontro. Tengo a precisare che non ci candidiamo contro nessuno, Riccardo, lo dico veramente con sincerità, non ci candidiamo per toglierci e come dire sassolino eccetera eccetera, il nostro obiettivo è dare la possibilità alla gente di creare, di poter scegliere un'alternativa. Spero ci sia una campagna elettorale viva, accesa, ma non fatta di scontri ma di confronto, e questo è un saluto che faccio veramente con tanto augurio e auspicio in questa prospettiva sia all'avvocato Filice e a tutta la lista che ha appena firmato la sua candidatura a consigliere comunale.